In teoria avremmo potuto far partire Piazza Garibaldi, Via Manno, Via Roma, Piazza Matteotti, Via Camino Nuovo e altri interventi in città contemporaneamente, però avremmo, come dire, creato qualche disagio in più, oltre ai disagi che purtroppo ci sono in occasione dei cantieri. Per quanto riguarda poi la via, insomma, vicino a dove, la via Alghero, è vicino a dove voi vivete o lavorate. L'altra particolarità, l'altro grande cantiere importante che avrete vicino sarà quello della metropolitana leggera che partirà nella seconda metà del 2016. I lavori che avrete davanti ai negozi sono lavori che non saranno impattanti come in altre strade della città, perché in questo caso si tratta del rifacimento dei marciapiedi. E non dell'apertura del cantiere da palazzo a palazzo, quindi per tutta l'estensione e la larghezza della strada, per cui saranno lavori all'incirca un po' più complessi, però all'incirca come quelli di Via Sonnino, quindi le attività commerciali saranno interessate non da lavori che per mesi staranno davanti agli ingressi. L'idea è quella di allargare il marciapiede attuale, rimuovere le fioriere che hanno ristretto il passaggio, capire con voi un domani, cioè, lavori conclusi, quali tipi di arredi poter mettere in modo tale da non avere però lo stesso danno dato dalle fioriere attuali, cioè dall'impossibilità di percorrere serenamente il marciapiede. Penso su Via Alghero ad un arredo come quello di Via Sulis, cioè limitato a una vascone attaccato al palazzo che non ingombri assolutamente lo spazio di transito e di percorrenza. La pavimentazione sarà in granito, quindi identica a quella di Via Sassari, se avete bisogno di farvi un'idea del cosa vedrete, più larga, nel senso che in alcuni tratti nella parte destra scendendo, se non ricordo male, arriveremo a 2,5 metri di marciapiede come profondità, quindi insomma un bel marciapiede largo che consentirà un transito molto molto più comodo rispetto a oggi. Per adesso lasceremo la corsia di transito del bus e lasceremo la corsia carrabile, anche se quella del bus potrebbe avere una trasformazione un domani, ma insomma è oggetto di valutazione, perché obiettivamente il 10 con la chiusura di Via Garibaldi non ha più ragione d'essere un percorso come quello attuale, bisogna ripensare il transito dei pullman, ma ne riparleremo, non è oggi oggetto dell'intervento che a breve partirà. Diverso il tratto di Via Alghero parte alta, perché con la pavimentazione e la pedonalizzazione di Via Garibaldi e gli interventi in Piazza Garibaldi, lavori che interesseranno tutta la piazza, cioè da Riva fino al marciapiede opposto dove ci sono le attività commerciali in Via Garibaldi, diventerà tutta piazza. Ovviamente questo non vuol dire che sarà impedito il transito per il carico e scarico per i residenti, questo no, anche in Via Sulis transitano nel carico e scarico o i residenti, quindi non, però indubbiamente la svolta da Via Einaudi rimarrà verosimilmente quella attuale, cioè verso giù, verso Via Sonnino e non verso Via Garibaldi, se non per esigenze di verso Piazza Garibaldi e Via Garibaldi, se non per esigenze di carico e scarico o di persone con handicap o di residenti. Per quello dicevo, una conformazione diversa o parzialmente diversa rispetto alla parte bassa di Via Alghero della parte alta, perché nella parte alta potremmo sostituire l'asfalto col granito, cosa che invece nella parte bassa, lasciando il transito degli autoveicoli, non accadrà. Poi un domani potremmo ragionare anche di situazioni diverse, verificare i cambi delle abitudini soprattutto con la metropolitana leggera, il minor flusso di traffico veicolare e maggior flusso di traffico invece di persone a piedi, lo valuteremo.
ragioneremo su questo, ma lo lasciamo come dire, una riflessione che non è oggetto di discussione, oggi, tenendo conto che già estendere la porzione di marciapiede transitabile, avere un marciapiede decoroso, indubbiamente determinerà una situazione migliore rispetto a quella, odierna, che invece è di via molto frequentata da transito di, pedoni e con i marciapiedi tra i più stretti forse per quanto riguarda le vie commerciali che abbiamo in, città. Il tratto alto di via Alghero tra via Garibaldi e via Sonnino sarà interessata da lavori anche all'interno della carreggiata e sono nello specifico realizzazione di collettori di acque nere, acque bianche e sostituzione della condotta idrica. Ma quindi abbiamo anche la strada? Sì, la strada. Il primo tratto si è interessato dal rifacimento. Con questo, recapitando poi in via Sonnino, per abbiamo primo tratto intendiamo la parte tra via Garibaldi e via alta. Sonnino, esattamente, che è il tratto anche più breve, tra l'altro, di cantiere. Per cui il cantiere sarà condotto, come al solito in questi casi, faccio riferimento come al solito in epoca recente ai lavori per esempio del largo, dove stiamo lavorando diciamo una parte per volta, però la tipologia di lavori sarà la stessa, cioè sarà consentito sino al momento in cui si rifarà il marciapiede, il transito sul marciapiede attuale, si stenderanno quindi le condotte, dopodiché una volta risolta diciamo la problematica dell'installazione delle nuove condotte all'interno della sede stradale, si devierà il traffico pedonale, sulla parte stradale si rifaranno i marciapiedi. Diciamo che sono lavori anche abbastanza veloci quelli relativi ai marciapiedi, nel senso che avete visto, mi faceva prima l'esempio il sindaco di, via Sonnino, ma diciamo che sono lavori che si vedono spesso in città. Si tratta di demolire la sede attuale, di realizzare gli allacci che sono presenti per le singole utenze al di sotto dei marciapiedi e la realizzazione del massetto della pavimentazione, quindi diciamo che è un aspetto di lavori che sono abbastanza veloci.